Il Monopoli quest'oggi torna a vincere contro la Gelbison. Sì, una partita sofferta ma vinta meritatamente. In questa settimana la tifoseria biancoverde ha praticamente dato adito ad alcune contestazioni anche per la scelta di lasciare andare il nuovo portiere Marino che era stato da poco acquistato. Qual è la posizione della società? Niente, la società deve fare i conti con i giocatori che ha nella rosa, deve fare i conti con gli under che ha a disposizione. E il portiere Marino era stato acquistato perché dovesse giocare dal primo momento. Poi purtroppo il transfer non era arrivato, ha portato tempo e a questo punto, visto anche la squalifica di Pino che andava a terminare, abbiamo optato in collaborazione con lo staff tecnico di dare fiducia ancora al portiere Turi. Abbiamo visto andare via in ambulanza un giocatore, si trattava di qualcuno del Monopoli? Sì, mi hanno appena informato, si trattava di Grimaudo, ma ho appena ricevuto un messaggio dal dottor Allegrini al quale mi comunicava che era solo un attacco febbrile per Grimaudo, per cui niente di preoccupante, niente di grave. Per quanto riguarda lo stato degli altri giocatori, ci sono degli infortunati, com'è la situazione? No, la situazione, tranne il Kamsch che oggi non faceva parte della rosa, e Danna, per il resto sono tutti disponibili. Speriamo in questa settimana di recuperare sicuramente il Kamsch, perché già da qualche giorno ha ripreso a correre, per cui pensiamo che dalla prossima settimana dovrebbe aggregarsi insieme agli altri.